Zombie Apocalypse. Non si vede bene, come mai? Si vede. No. Non si vede. Io? Buongiorno, allora. Qui siamo Melania e la nonna Caterina, che stiamo portandovi notizie, non sono interessanti naturalmente queste notizie, della spesa nostra, un po' di provviste, tutta la cose di prima necessità. Allora, prima cosa, macelleria Oggiano delle belle fettine a 17,90, eccoli qua. Sono abbastanza belle. Aspetta che abbasso la telecamera, eccoli qua, si vede, sì. Sono abbastanza belle. Che sia vitello, che sia vitellone, sembrano belle comunque. Gli spazi. E via Smeralda, supermercati, via Razzole 18, cioè. Smeralda si vede che si chiama il supermercato, ecco. Allora, arance, questi qua, ecco, l'avevo davanti agli occhi, sono tre arancioni delle rosse. Non sollevare, abbasso la telecamera. No, è perché posso sollevare. Ecco qua. A 2,19. Sì, a 2,19 hanno pesato 875 grammi. Totale 1,92 euro. Sì, è visto. Poi abbiamo degli yogurt, eccoli qua. Sì. Questi sono Miller alle ciliegie, sono due e costano 1,39 euro. Due ce ne sono qui, eccoli qua. Un'altra. Poi una pasta di Bella, 99 centesimi. Zucchero di Star, un chilo, naturalmente, 1,75 euro, non è che sia poco. Patate al silenio, ecco qua, non so neanche come saranno, ce n'è 1,5 chili. Selenella Novella, patata italiana di qualità, Selena Novella, allora, saranno 1,5 chili, dov'è che c'è scritto? Non una bilancia, se non l'avrei pesato. Io non lo vedo, saranno 1,5 chili. Sì, sicuramente. Credo. Patata, dov'è? 1,25 grammi. Vedi? 1,25 grammi. Un chilo e 25. Scritto qua, peso netto. 1,25 kg, sì. Infatti avevo detto che sarà 1,5 chili, ma non era così. Allora, pomodoro datterino, e qua, aspetta, no, forse sono uscita oltre le patate, dove le avevo? Patate, eccole qua, e l'abbiamo detto, banane. Oh, banane, sì, banane sono queste. Da dove le hai presi quelle? No, vabbè, l'ho presa da lì. Banane sono... come 510 grammi, al chilo sono a 1,89 euro al chilo, questi sono 510 grammi, 1,01 euro. Allora, banane, pancetta affumicata. Pancetta affumicata, tessa, quella che non è rotolata, insomma,
questa è roba sarda, è 18,90 al chilo, non è che sia tanto a buon prezzo, ha pesato 122 grammi ed è 2,31 euro. Prosciutto crudo, prosciutto crudo di Fogni, questo è proprio sardo sardo, barbaricino, complimenti, è buono, l'ho preso altre volte. Dice che era 24,90 con lo sconto, ma a me non mi risulta, perché in un altro ci posto l'ho sconto, preso sicuramente. A 19. Forse te non sono storno. Peso netto 50 grammi, 1,25 euro. Adesso qui abbiamo gorgonzola al mascarpone, che loro mettono torta, formaggio torta dal bani mettono. Allora, questo è a 20,90 il chilo, ha pesato 152 grammi, quindi 3,18 euro, mica tanto poco, ma non credo. Allora, pomodoro grappolo sarebbe questo, 4 dei pomodori Despar, questi sono al chilo, sono 3,89 euro, hanno pesato 660 grammi, quindi sono usciti 2,57 euro. Poi farina Despart, ne hai preso due, vero? Ne ho preso due, ma l'ho messi diversamente. Allora, questo era a 85 meno 70 di sconto, hanno fatto 105 45, poi hanno scalcolato 70. 1,55 euro. 1,55 euro. Poi pomodoro datterino. E qua, ecco. L'hai preso tu fuori dalla fila. No, l'hai messo fuori posto. Allora, pomodoro datterino sgrappolato, 250 grammi, cioè non ci sono il grappolo, l'hanno tutto tolto il grappolo. In coltura protetta, origine Italia, Sicilia, no? Il posto è buono, spero che siano dolci questi pomodori. Non lo so, io non li posso mangiare più ormai, i pomodori. Mi fanno l'acidità di stomaco, ragazze mie. Allora, pomodoro datterino, 250 grammi, 1,99 euro, mica poco, Poi? Lo sono, so fare. Ancora farina Despart, è la stessa cosa di prima, 1,55 euro meno 70 centesimi, eccola, sarà 85, non so. Poi la lattughina, vabbè, quella lì, la lattughina, già ne mangiamo poco di questa. Allora, al chilo 259. Questa ha pesato 160 grammi, 41 centesimi, ce ne sono due belle mangiate a contorno, con la fettina. Allora, fragole, queste sono 500 grammi, fragole. Grammi, 1,99 euro. Subito totale 28,48 meno 1,40 euro, saranno le cose della farina, euro, 27,08 8 centesimi, e qui abbiamo un po' di provistelle, insomma, tante cose che ci servivano in casa. Allora, a tutti tante belle cose. Ok, comunque questa luce è un po' curiosa. Per i tempi che siamo. Comunque. Tutti, a tutti un buon soccorso dall'Altissimo. Vero. Vi saluto con tanto affetto, tanta benevolenza, tante benedizioni.
Arrivederci. Ciao ciao. Like e commento garbatamente, sempre nella sezione commenti. Iscrivetevi se vi va, senza obbligo di iscrizione ovviamente. E nulla, non vi resta che mandare al prossimo video. Ciao.